bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi, mini vlog, perché ragazzi, come potete vedere qua dietro ai miei spalle, siamo a Genzano, precisamente all'evento, all'infiorata di Genzano. Credo sia la 143esima edizione dell'infiorata di Genzano. Oggi è sabato, quindi la vera infiorata, vera e propria, come vedete qua dietro, ci sarà domani. Ma io poi vi metterò qualche foto. Ovviamente oggi andiamo, farò vedere cosa c'è, perché oltre all'infiorata, come vedete che ci sarà domani, ci stanno anche un botto esagerato bancarelle, le cose, le gente, e vi faccio vedere. Insomma, oggi vi racconto questa giornata qui all'infiorata di Genzano. Ma ragazzi, non prima che, come al solito, lo sapete già, come al solito vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fate tutto ciò che dovete fare sempre. Dai, raga, che mo vi faccio vedere un po' sta roba qua. Allora ragazzi, iniziamo a vedere innanzitutto le prime cose tradizionali. Qualche che sta, io qua vedo che c'è sta la porchetta di Genzano, raga, il pane, la porchetta di Genzano, roba che qua ingrassiamo di 10, 20, 30, 50 kg, ragazzi. Guardate, voi se ci siete mai venuti qua all'infiorata di Genzano a mangiare tutta sta roba così, scrivetelo qua sotto nei commenti se ci siete venuti e cosa ne pensate. E qui invece è la prima volta che vengo qua, devo dire che c'è un botto di gente, per essere già oggi sabato, quindi un sabato pomeriggio, vedo che ci sta, raga, mamma mia, che è un... raga, guardate, pare viva sta porchetta, raga, questa è la vera porchetta, sì, che raga, guarda, io qua sto a guardare sta roba, raga, sto ingrassato di 20 kg, mamma mia, raga. Poi devo dire che, come avete visto poco fa, devo dire che c'è sta un botto di roba, diciamo che la porchetta va a palla grande, la porchetta, che raga, guardate sta porchetta, pare viva, pare, che ragazzi, la porchetta, raga, questa è la porchetta vera, quelle che vedanno così a umma umma, raga, guardate, è un botto di roba, devo dire. Dopo sei, va faccio vedere com'è, però devo dire che la porchetta qua de Genzano insieme al pane di Genzano e porchetta di Genzano, sì, andiamo proprio a grande. Invece raga, qua cambiamo genere, la porchetta, qua sono le ciambelline, il vino rosso, tutti i dolci, tutte cose tipici di queste parti qua, raga, guardate sto paninazzo caporetto, che a porchetta questa, che cos'è? Porchetta, sì, la proviamo così in diretta, raga. Se sente, sì, c'è una porta dipendenza, porta. Vabbè ragazzi, quindi voi mi raccomando, se venite qua, venite da com'è che si chiama qua? Ai fornai e piatevi 10 kg di porchetta, zia, roba assurda. Beh, raga, oppure rimediato il pezzo di porchetto, rimediato, sì. Buona, devo dire tanta roba, devo dire. Qua vediamo che c'è sta. Ah, vedi, qua stanno già preparando, qua stiamo vicino alla chiesa, stanno già preparando un piccolo assaggio per domani, ve lo faccio vedere. Quindi questo, diciamo, è un piccolo assaggio dell'infiorata che ci sarà domani. Infatti, se vedete la parte marrone, appena detto che è il caffè, e la parte bianca credo sia sale, la parte bianca non lo so. Adesso sono tutti fiori, sono, vedi, questi sono qua alla volta, via, no? E sta spruzza l'acqua per fargli via fiato. Ma guardate, questo un a uno, piani fiori, si staccano e si sembrano un a uno, ci vuole una pazienza per fare sta roba. È bella arte, raga, guardate, tanta roba, mi piace proprio questa. E vedi, ci fanno il disegno da sotto, raga, fanno il disegno sotto e poi intorno ci mettono i fiori. Devo dire, ci vuole una pazienza. Ragazzi, vi ho fatto vedere una piccola preview, diciamo, di quello che ci sarà domani all'infiorata, perché domani, mo vi faccio vedere, c'è stata tipo una scalinata, una salita dove fanno tutto, dove ci stanno già preparati sotto i disegni che poi domani riempiranno
qui fuori, ecco, siamo arrivati qui alla salita, ve la faccio vedere. Ragazzi, questa è tutta la salita, che la riempiranno tutta di fiori, la riempiranno, e se riesco a trovare qualche foto, se riesco, così ve la faccio vedere. Questa che è tutta la parte che riempiranno di fiori domani, tutta riempita di fiori, raga. Questi sono alcuni disegni che stanno, sono già fatti tutti i disegni qua sotto, vedi come cosa, e poi tutta questa parte qua la riempiranno tutti con i vari fiori di vari colori, insomma ci sarà un bordello. Beh, infatti è lunghissima, raga, e fino là sopra dove sta la cosa rossa, raga, e se vede è tanta roba, tanti fiori, raga, è un botto di gente, raga, mamma mia, oh. Ragazzi, mo vi faccio vedere un attimo, vi faccio vedere pure la piazza, che se non sbaglio la piazza c'è sta un botto di gente, in piazza c'è sta pure un bel po' di gente, perché se ragazzi stanno a preparare all'infiorata di domani, insomma oggi è sabato e quindi si stanno già a preparare per domani, che ragazzi questa è tutta la piazza, raga, guardate. Qua c'è sta un'altra via dove si sa, c'è sta un'altra bancarella. Allora, raga, qua mo vi faccio vedere un po' di roba che c'è sta qua. Tutta qua c'è sta il supermercato Ertodis, raga. E questa invece è la roba fatta a mano, raga, handmade, artigianale, tutta roba fatta a mano in legno, raga, guardate, ragazzi, ci vuole proprio un'arte per farla sta roba, devo dire, ecco, i complimenti, devo dire. Questa invece è tutta roba, siamo nella zona handmade, tutta roba fatta a mano, raga. E vi faccio vedere un po' di tutta sta gente che ci sta e cosa vendono, perché oltre all'infiorata è ovviamente se ci stanno pure le cose che vendono in giro, tipo lui che vende il miele, qua vi fa vedere pure addirittura l'alveare, le api. Questo è proprio lui, che per miele, vedi, con tutti i gusti del miele ci stanno tutti i gusti del miele, queste sono alcune delle api che vedi, per miele gli fanno loro. Gli amaretti, raga, guardate, devo dire tanta roba, raga, qua venite, voglio mangiare, qua a fame ne esiste, vi potete suonare di cibo a tutte ore, raga, tanta roba. E niente ragazzi, qui allo stand del Todis ho pure rimediato a busta del Todis e lo sblocca carello, questo raga vale un botto, questo proprio va tenuto sacro, va tenuto. E quindi, abbiamo rimediato pure il gadget da giornata, come rimediato. Se venite qui alla infiorata qui a Genzano, mi raccomando, scrivetelo qua sotto nei commenti, perché c'è tanta roba, tanti gadget, tante infiorate, tanta roba da mangiare soprattutto, raga. Noi invece ci vediamo a un prossimo video, che ancora non so quale sarà, ma ci sarà un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e venite qui all'infiorata di Genzano. Ci vediamo al prossimo video. Shakari!